In caso di blocco degli scrutini scatterà la precettazione. Roberto Alesse, presidente dell'autorità di garanzia per gli scioperi, non ha dubbi e manda un preciso monito ai sindacati della scuola, che hanno minacciato l'astensione dagli scrutini se il governo non rimetterà mano alla riforma. La precettazione, spiega Alesse, è una via obbligata e doverosa per evitare la paralisi dei cicli conclusivi dei percorsi scolastici, dagli esami di terza media alla maturità. Sindacati avvisati quindi nel giorno in cui il DDL scuola arriva alla Camera. Un testo che, ha detto la relatrice Maria Coscia del Partito Democratico, è stato migliorato in commissione ascoltando i suggerimenti del mondo della scuola. Ad illustrarlo con un videomessaggio lo stesso Premier Renzi, che ne ha spiegato punti salienti e modifiche, come quella sulla figura del preside. Le votazioni inizieranno domani, venerdì, ma il voto finale sul provvedimento è previsto per mercoledì. Il ministro Giannini intanto torna a difendere la legge, convinta della bontà di una riforma in grado di traghettare la scuola dal XX al XXI secolo, investendo oltre 3 milioni di euro. Questa quindi, che non è una cattiva scuola, questa di oggi, però non sarà buona, e non sarà buona fino in fondo, finché non lo diventa per tutti e ovunque, per tutti e ovunque. Le opposizioni in un'aula semideserta annunciano battaglia soprattutto sul nodo precari, ma difficilmente il testo uscirà dalla Camera con cambiamenti radicali.